perché certi sintomi a volte non cessano completamente oppure ritornano. In questo video parliamo di ischemi. Iniziamo! Buongiorno, io sono la dottoressa Federica Piana, psicologa e psicoterapeuta d'approccio umanistico integrato. Se sei interessato ai temi della crescita personale e della psicologia, iscriviti subito a questo mio canale YouTube. Sono anche l'autrice dell'ebook Le 5 ferite emotive primarie. Ritrova il tuo benessere imparando a capirle e a guarirle, che puoi scaricare gratuitamente dalla home page del mio sito. Ti metto il link qua sotto nella descrizione. Come anticipato in un video precedente, quello sugli stili di coping, te lo metto qua nelle schede, oggi parliamo in modo approfondito degli schemi, vale a dire dei pattern, dei temi che si costruiscono durante l'infanzia e l'adolescenza della persona a partire da bisogni psicologici rimasti insoddisfatti. Uno schema è caratterizzato da ricordi, convinzioni ed emozioni e riguarda il modo in cui la persona vede se stessa, quindi che relazione ha con se stessa e gli altri, quindi le relazioni che instaura con gli altri. Prima di addentrarci nei singoli schemi, vediamo, anzi ricordiamo quali sono i bisogni umani da cui originano. Allora, i bisogni emotivi universali sono i bisogni di cura, stabilità e accettazione, i bisogni di possedere abilità e un'identità unica e distinta, il bisogno di avere limiti realistici e un sano autocontrollo, il bisogno di autoespressione libera e autentica di bisogni ed emozioni, infine il bisogno di giocare, provare piacere ed essere spontanei. Per il benessere psicofisico del bambino è centrale che tali bisogni trovino uno spazio per essere soddisfatti nelle relazioni primarie, quindi nelle relazioni con le persone che si prendono cura del bambino nelle varie tappe del suo sviluppo. E non parlo quindi solo di genitori, ma anche di altri familiari, insegnanti e altre figure adulte significative. Lo sviluppo del bambino quindi è fortemente correlato al soddisfacimento di questi bisogni emotivi. Inoltre, questo va a porre le basi di un equilibrio interiore sano che rende capace la persona poi nell'arco di vita di provvedere il più possibile da sola ai propri bisogni in modo funzionale. Tuttavia accade che tali bisogni non siano adeguatamente soddisfatti ed è naturale che anche nei migliori ambienti qualcosa possa andare storto, ad esempio una perdita affettiva come un lutto, una separazione, problemi economici, presenza di malattie fisiche o psichiatriche nei familiari, un'educazione troppo rigida, eccetera, eccetera. E si vengono quindi a formare gli schemi maladattivi precoci, per utilizzare la denominazione di Jeffrey Young, autore dello Schema Therapy, un approccio psicoterapeutico contemporaneo molto interessante. Nonostante siano fonte di sofferenza, gli schemi maladattivi tendono a mantenersi stabili durante la vita e ad accompagnare in un certo senso la persona in moltissime situazioni, rappresentando qualcosa di familiare, di conosciuto, e per la persona non è affatto semplice riconoscerli in azione, capirne la disfunzionalità e distaccarsene. Nel panorama scientifico odierno della psicologia si è compreso il ruolo determinante degli schemi maladattivi precoci, infatti non solo nella schematerapia ma anche in altri approcci questi occupano un posto importante nel percorso di terapia, proprio perché dalle ricerche è emersa l'utilità del lavoro sugli schemi in molte problematiche psichiche, dai disturbi della personalità ai disturbi del comportamento alimentare, dai disturbi d'ansia a quelli depressivi fino ai problemi nella coppia.
All'inizio del video ho accennato al fatto che talvolta dei sintomi, come quelli ansiosi, ossessivi, alimentari, dell'umore o le dipendenze, non scompaiono del tutto o si ripresentano. Bene, una ragione sta nel fatto che gli schemi maladattivi precoci sottostanti possono in certe situazioni di vita riattivarsi e dare vita o mantenere i sintomi psichici sopracitati. Un esempio, se una persona ha uno schema di sé poco sviluppato, tenderà a sviluppare facilmente sintomi ansiosi, in particolare ansia da separazione, quando è lontana dalle figure di riferimento e a relazionarcisi in modo molto dipendente. Oppure, se ha uno schema di esclusione sociale, tenderà a sperimentare ansia sociale, vergogna e una conseguente depressione, mentre una persona con uno schema di pretese tenderà alla ruminazione rabbiosa, cioè a rimuginare con rabbia per quelle volte in cui una sua necessità non viene capita o esaudita dagli altri. Affinché i sintomi si sradichino nel tempo, è necessario perciò, oltre al lavoro terapeutico sul sintomo stesso, che è la prima cosa da fare, anche appunto un lavoro che vada sugli schemi maladattivi sottostanti. Uno schema quindi è un tema formato da ricordi, emozioni, pensieri e sensazioni corporee ed è dato dall'interazione tra questi tre fattori: il temperamento, le esperienze dell'infanzia e l'attaccamento. Il temperamento è l'indole con cui nasciamo ed ha una base biologica, per cui ci sono bambini tranquilli, altri molto vivaci, altri che piangono molto, bambini riflessivi, altri impulsivi, alcuni introversi, altri estroversi e così via. L'attaccamento ha a che vedere con il modo in cui il bambino si relaziona alle figure primarie, quindi gli adulti come i genitori che si prendono cura di lui e lo educano. Quanto più l'attaccamento nell'infanzia è sicuro e stabile, tanto più la persona in età adulta avrà una visione positiva ed equilibrata sia di sé che degli altri. E le esperienze infantili che contribuiscono alla formazione degli schemi sono quelle che ti ho citato prima, oltre ovviamente ad abusi, maltrattamenti, al bullismo, all'esclusione, all'incuria o all'isolamento sociale. Gli schemi maladattivi precoci possono essere molto radicati e attivarsi frequentemente e quando questo accade la mente viene colonizzata da emozioni spiacevoli e pensieri disfunzionali che possono sfociare nella psicopatologia vera e propria. Per questa ragione è molto importante identificarli e lavorarci in modo professionale. Vediamo adesso i 18 schemi individuati da Jeffrey Young. Sappi che ognuno di noi ne ha almeno due o tre. Sono suddivisi per macro aree. La prima area è quella del distacco e del rifiuto e ha origine dai bisogni di cura, stabilità e accettazione rimasti insoddisfatti. Nello schema della sfiducia-abuso, la persona si aspetta di essere trattata male, imbrogliata o aggredita dagli altri e verosimilmente ha sperimentato da bambina un trattamento ingiusto, ad esempio in favore di altre persone come fratelli o i compagni di classe, o ha vissuto dei veri e propri abusi. Nello schema dell'abbandono e instabilità, la persona crede che presto o tardi perderà le persone alle quali è più legata. Ha la convinzione che i rapporti sono destinati a finire e ha vissuto, quando ero piccola, l'abbandono vero e proprio da parte di figure significative come un genitore, oppure ha trascorso lunghi periodi da sola o presso figure sostitutive, o può aver subito la perdita reale, cioè la morte o la separazione tra i genitori. Nello schema di deprivazione emotiva la persona si attende che i propri bisogni di cura, affetto, sostegno, comprensione rimangano perennemente insoddisfatti per via del vissuto infantile dove ha sperimentato, distacco e freddezza da parte dei genitori.
Nello schema dell'inadeguatezza, vergogna, la persona crede di essere intrinsecamente sbagliata, difettosa, ha una profonda vergogna e teme moltissimo di farsi conoscere perché convinta che chiunque la conoscesse scoprirebbe l'inganno in un certo senso e si allontanerebbe. Questo schema origina dall'aver avuto genitori invalidanti e molto critici, cioè che non hanno dato riscontro positivo, sostegno e amore incondizionato al bambino. E nello schema di esclusione sociale e alienazione, la persona si sente diversa dagli altri, una diversità che non è originalità e peculiarità, ma difettosità. La persona quindi si sente lontana e separata dalla comunità. Questo è uno schema che deriva dal far parte di una famiglia con estrazione sociale o culturale molto diverso dall'ambiente circostante. La seconda area è quella della mancanza di abilità e di autonomia e deriva dai bisogni corrispondenti frustrati. Nello schema del fallimento, la persona è convinta di non possedere capacità sufficienti a ottenere risultati nei vari ambiti della vita e quindi tende a non impegnarsi nemmeno nelle sfide e nelle prove scolastiche, lavorative e sportive. È uno schema presente quando la persona ha sperimentato l'eccesso di critica e la mancanza di supporto necessario a capire e a potenziare le proprie risorse. Nello schema di invischiamento e di sé poco sviluppato, la persona invece è ipercoinvolta con le sue figure più vicine, come un partner, un amico o un genitore, e fa molta fatica ad avere e a portare avanti idee e progetti propri. Il termine invischiamento si riferisce proprio all'ipercoinvolgimento e all'assenza di confini ben definiti nelle relazioni. Questo schema origina da un tipo di clima familiare ipercontrollante e iperprotettivo che scoraggia lo sviluppo di un senso di sé forte e unico e distinto. Nello schema di dipendenza e incompetenza, la persona è convinta di non avere le capacità per gestirsi autonomamente nel quotidiano e di portare avanti le normali responsabilità della vita adulta, ragion per cui si appoggia eccessivamente agli altri che percepisce come più forti per prendere decisioni, appunto. E così facendo va ad alimentare il senso di incompetenza e va a creare relazioni dipendenti. È uno schema che origina da un contesto dove il bambino non è stato incoraggiato a costruirsi capacità, a credere in se stesso e quindi è cresciuto con un senso di fragilità pervasiva. Nello schema di vulnerabilità al pericolo e alle malattie, la persona crede di stare per subire un qualche grave danno, come un incidente stradale, l'ammalarsi di una malattia severa, andare in bancarotta o vivere un cataclisma naturale. È uno schema che origina da un clima molto pessimista all'interno della famiglia, dove al bambino è stato passato il messaggio che il mondo è un postaccio pieno di pericoli e disgrazie. La terza area è quella della mancanza di regole e riguarda i bisogni di limiti realistici e di sano autocontrollo rimasti insoddisfatti. Nello schema di pretese e grandiosità, la persona crede di avere uno status speciale in virtù del quale poter dire e fare tutto ciò che vuole, non curante delle conseguenze per gli altri. È uno schema che origina dall'aver ricevuto un trattamento speciale, un po' principesco, diciamo così, che ha spinto tanto l'egocentrismo e l'individualismo del bambino senza dargli limiti realistici e sensati per poter regolare il suo comportamento in mezzo agli altri. Mentre nello schema di autocontrollo, autodisciplina insufficienti, la persona non possiede un sano autocontrollo, quindi cede immediatamente alle frustrazioni con scoppi di rabbia o costanti irritabilità, non sapendo contenere impulsi ed emozioni. È uno schema derivante da un ambiente familiare magari caotico, dove il bambino non ha potuto avere un esempio stabile, coerente di regolazione emotiva e degli impulsi. La quarta area è quella dell'eccessiva attenzione ai bisogni altrui e riguarda i bisogni di autoespressione libera di se stessi che è stata negata.
Nello schema di ricerca di approvazione e riconoscimento, la persona si spende oltremodo per ottenere l'approvazione da parte degli altri, dimenticandosi di sé e dei propri reali gusti e bisogni. Questo schema origina dall'aver avuto genitori rifiutanti o altamente critici, ragion per cui al bambino è mancata quell'esperienza meravigliosa dell'amore incondizionato. Mentre nello schema della sottomissione la persona arriva proprio a sottomettersi, quindi a piegarsi alla volontà degli altri al fine di evitarne la collera, ad esempio, o l'abbandono. Presenta un'altissima paura delle conseguenze cui andrebbe incontro per le sue azioni autonome. È uno schema derivante dall'essere cresciuto in un ambiente ipercontrollante. Nello schema di autosacrificio la persona mette da parte più o meno completamente i propri bisogni in virtù di quelli degli altri che diventano prioritari. E in questo schema l'origine sta nell'essere cresciuto in un ambiente dove il bambino era investito di un compito, quello di essere responsabile del benessere, della felicità di uno o entrambi i genitori. In ultimo, la quinta area è quella dell'ipercontrollo e inibizione e riguarda i bisogni di gioco, piacere e spontaneità frustrati. Nello schema di negatività-pessimismo, la persona ha una visione grigia della vita perché tende a concentrarsi in modo prevalente sulle cose negative, anziché su quelle positive, attuali o future, che la vita può riservarle. Ha un alto livello di paura relativamente a disgrazie e eventi sfavorevoli che potrebbero accadere. È uno schema che trae origine dall'aver avuto degli esempi genitoriali iper preoccupati per ciò che di negativo può capitare nella vita. Nello schema di punizione la persona crede che gli errori propri e degli altri debbano essere severamente puniti. È di solito una persona molto critica e anche feroce e punitiva verso se stessa, al pari dell'atteggiamento ipercritico subito da uno o entrambi i genitori o da altre figure significative del passato. E nello schema di inibizione emotiva la persona crede di dover reprimere qualunque impulso, sensazione vitale o emozione per via della paura di provocare conseguenze negative negli altri, come la collera o la tristezza, e da ciò deriva quella tensione, la rigidità e la mancanza di spontaneità. Questo schema origina dall'essere cresciuto in un ambiente dove era scoraggiata o malvista l'espressione dei propri sentimenti. Infine, nello schema di standard severi ipercriticismo, la persona si impegna strenuamente in tante attività, nella convinzione di dover dare performance eccezionali, perché niente è mai abbastanza. È uno schema derivante da un ambiente familiare che spinge verso la competizione e il perfezionismo e dove al bambino è stato passato il messaggio di un amore che va di pari passo con le performance eccellenti a scuola e nello sport, ad esempio. Questi sono tutti gli schemi di cui volevo parlarti oggi, come ti ho detto nei primi minuti del video, essi tendono ad auto-perpetuarsi per via di modi di pensare limitanti, stili di coping disfunzionali e stili di vita altrettanto dannosi. Il lavoro terapeutico è quindi intenso e complesso e richiede una efficace alleanza tra lo psicologo e il paziente per debellare gli schemi e ridurre l'intensità dei sintomi associati. È però possibile ed è un viaggio meraviglioso alla volta di una vita libera dalle catene interiori. Perciò, se ti ritrovi in uno o più di questi schemi, considera l'idea di iniziare un percorso di terapia psicologica con un professionista, uno psicologo o psicoterapeuta come me, che ti aiuti a inquadrare la tua situazione e a individuare il percorso più idoneo. Bene, io per oggi mi fermo qui, spero veramente che questo video ti sia piaciuto, se è così, se ti è stato utile, lasciami un like di supporto, iscriviti a questo canale e fallo conoscere anche ad altre persone interessate a questi temi. Vieni anche a trovarmi sul mio sito web personale www.federicapianapsicologa.it per saperne di più su di me, su come posso aiutarti, leggere la sezione
descrizione del blog e delle risorse gratuite che ho selezionato per te. Seguimi anche sui miei altri canali social, su Facebook mi trovi come dottoressa Federica Piana, mentre su Instagram come Federica Piana Psi. E se poi vuoi metterti in un contatto diretto con me, scrivimi un'email a studio.pianafederica@yahoo.it. Io ti ringrazio veramente moltissimo per la tua attenzione e noi ci vediamo a un prossimo video.